Siamo con il mago del calcio di Salerno, il cavaliere Don Antonio Guariglia. Cavaliere, la Salernitana è andata in ritiro a Sarnano con Sannino. Grande allenatore. Ha messo anche la multa, 5 euro a chi sbaglia negli allenamenti. Quindi c'è anche la multa da quest'anno. Non si scherza, questo è un grande pirato. Li fa volare. Doppio errore, si passa da Don Antonio. Ma cosa dobbiamo dire, Daniele? Godiamoci quest'estate, stiamo a luglio, la squadra sta in ritiro, si sta preparando, bella tranquilla. Sono andati anche degli amici di Salerno che io voglio salutare, quel dottor farmacista, grande tifoso, l'ho visto ieri in televisione. È una Salernitana che quest'anno, caro Daniele, ci divertiremo alla grande. Antonio, però un attimo, perché dobbiamo parlare anche di calciomercato e Donnarumma forse sta per essere ceduto. Stare a sentire a me, non ho accettato queste chiacchiere. L'allenatore l'ha detto chiaro e tondo. I due attaccanti non si muovono. Tenete presente il patto di gatto. I giornali portavano una volta l'Avellino, una volta la Ternana. Ma vi prego, tutto il rispetto dei due colleghi, devono scrivere che devono vendere, non li leggiamo il giornale fino al 31 agosto. Quindi Donnarumma rimane a Salerno. Ma non si tocca, ma che scherziamo, ci toccano il nostro grilletto napoletano. Sono chiacchiere di mercato, il Chievo è interessato qua, noi prendiamo a Cavaiò, ma vi prego, io tanto ci credo quando indossano la maglia granata. Il nostro benamino Donnarumma sta già in ritiro, che poi arriverebbe una forte offerta. Amico mio, c'è da pensarci un po'. Purtroppo questo lo deve stabilire il padrone Lotito e il dottore Mezzaruma. Ma io penso, in base alla mia esperienza e come ho avuto il piacere di parlare con loro, di questi 7-8 undicesimi di questa formazione non si tocca nessuno. Oggi si apre la campagna abbonamenti. Benissimo. A Roma si è già aperta e 11 abbonamenti hanno fatto. Ma per la Lazio. Allora, attenzione, non scherzare, con la Lazio ci posso credere. Ma io voglio dare una buona notizia ai salernitani. Lotito ha messo in vendita la Lazio. Aspettiamo, questa è uno scoop. Quindi, Don Antonio oggi sta per svelare una grande cosa. C'è un gruppo dei cinesi, questi cinesi portano i dollari, Lotito quello sta aspettando. Ormai l'ha detto chiaro e tondo, il calcio Lotito e il dottore Mezzaruma lo vengono a fare a Salerno. Perciò la piazza sia calma, sia tranquillo, perché non è oggi, non domani, Lotito saluterà i romani e verrà a Salerno a fare calcio.